quanti bambini ci sono? Saranno una ventina. Ma sono bambini non minori non accompagnati? No, o... no, no, sono tutti accompagnati dai genitori. Fino a poche settimane fa, Oles Horodensky si occupava di far conoscere la cultura ucraina agli italiani. Possono iscrivere questi bambini nel passaporto dei genitori. Dall'inizio della guerra è diventato un importante anello di congiunzione tra profughi e chi cerca di ospitarli. Utilizzando contatti in entrambi i paesi, Oles aiuta i suoi connazionali a venire in Italia. Hello, nice to meet you. Nice to meet you too. Hi. A Valmontone, 6 donne e 6 bambini hanno trovato rifugio grazie alla Fondazione Consulcesi, che ha messo a disposizione per loro 3 case. Mentre in cucina si prepara il borscht e i bambini giocano a carte, cerchiamo di capire i sentimenti di chi ha appena lasciato l'Ucraina. Може все-таки, якщо ми українці, давайте українською. Окей. Італійцям за те, що нас прийняли. Io mi chiamo Irina e in Ucraina mi occupavo della vendita di merci online. Так, звичайно, ми дуже хочемо, це наша батьківщина. Voglio tornare, voglio far crescere i miei figli in Ucraina, voglio lavorare in Ucraina. Soffrono bambini soprattutto, soffrono le donne. Il padre dei suoi figli sta combattendo? Батько ваших дітей війну на війні. На війні, так. Sì. Оскільки йде знущання над дітьми. Vorrei sottolineare che il motivo per cui sono partita è la sicurezza dei miei figli. Romanova Olia è un dottorando in medicina. Domani, nonostante la guerra, rientrerà a Kiev per finire il suo corso ed aiutare chi ne ha bisogno. I want to live in Ukraine for sure. I want to return. I want to stop war in my country and I want to live there. I don't want to live in another country. I want to be a doctor in Ukraine. That's why I want to return. That's why I want to finish my internship in Ukraine. That's why I want to have Ukrainian diploma and to be the doctor there. Mio zio è stato ucciso 10 giorni fa a Popasne, regione di Luhansk, e da 10 giorni non si riesce a recuperare il corpo. Purtroppo occupanti russi non permettono di recuperare il corpo e il corpo si trova ancora nel trincea dove è stato ucciso. Parte così. In Ucraina questo allarme va in strada, no? Che è molto forte, però anche c'è un'app che fa suonare il cellulare, quindi magari quando stai a dormire non senti, invece con il cellulare riesci a salvarti e a correre.